Io non ho nessun sassolino da togliermi. Io so che il mio percorso da allenatore è fatto sempre di lavoro, di inseguire certe di cura dei particolari, di stare cercare di trasformare a squadra il mio pensiero, il mio entusiasmo, e so che ci sono degli alti e bassi. Da parte mia sapevo che strada facendo la squadra avrebbe dato delle risposte, quindi adesso posso essere soddisfatto che il mio pensiero è stato confermato, quindi al di là delle critiche che ci sono state, più di tanto non è che mi interessa svolgere bene il mio lavoro e raggiungere l'obiettivo. Nessuno ha fatto delle considerazioni che noi siamo partiti con una rosa un po' ristretta, abbiamo messo dei giocatori strada facendo, abbiamo completato l'organico a dicembre con qualche giocatore con le caratteristiche giuste, abbiamo messo in campo giovani nel settore giovanile, quindi siamo pure, come ha detto il direttore, terzi nella classifica di giovani di valore, quindi questo è un dato importante, quindi bisogna dare merito anche alla società, a tutto il settore giovanile. Che partita dovrà fare il Pineto e con che animo il Pineto andrà domenica ad Avezzano? Ma è come lo stesso animo con cui siamo venuti qui a Recanati a giocare la partita. La squadra sta in salute, ci vuole testa e gambe, incontriamo una squadra che sta meglio di noi perché non ha perso mai da 16-17 partite, quindi dice tutto questa forza di una squadra. Quindi un impegno difficilissimo in campo avverso, proveremo come sempre fatto a fare una prestazione importante, interpretare bene la partita e sapendo che di fronte abbiamo una squadra molto molto forte.